Ci sono luoghi in Italia dove il fuoco del sole, l'acqua, l'aria, la terra, elementi primordiali, ci raccontano un'originaria armonia. Il lago di Massaciuccoli offre ancora oggi scorci di natura intatta, come appariva prima che l'uomo iniziasse a modificarlo pesantemente. Il bacino costiero, che si estende tra le province di Lucca e Pisa, ha ispirato a grandi musicisti, pittori e poeti opere di grandezza in peritura. Il piccolo borgo che ha dato il nome al lago ha origini antiche. Famiglie patrizie romane edificarono sulle sue rive ville sfarzose. Sulla sponda che guarda a occidente sorge Torre del Lago. Il mare è vicino, così come le affilate vette delle Alpi Apuane. Qui Giacomo Puccini, lucchese di nascita e autore di struggenti opere liriche rappresentate in tutto il mondo, scelse di vivere e vi fu sepolto. Ancora nei primi anni del Novecento, il lago era fonte di vita per gli abitanti delle sue riviere. I frutti della pesca e della caccia erano abbondanti e la terra, fertile di limo anche nelle estati più asciutte, dava ricco raccolto. In tempi più recenti, altre attività economiche si sono sostituite a quelle tradizionali. Roberto Cheli esercita un mestiere duro e antico, il fabbro. Il lago conserva tuttavia per lui un fascino che non sa e non vuole dimenticare. Il lago per noi ragazzi era un posto, un ambiente proibito, perché i genitori non volevano, era molto rischioso, pericolo, perché ogni tanto qualcuno affogava nel lago, però per noi era un divertimento, una trasgressione, un divertimento. Si andava, si pescava, alcune volte il bagno per i nostri nonni era fonte di lavoro, fonte dove procurarsi cibo, pescavano, cacciavano non come ora, cioè il nonno usciva con tre cartucce in tasca e il fucile e ritornava col mangiare. C'è stato un periodo, secondo me, è stato veramente maltrattato. Tutte queste fabbriche che erano nei dintorni scaricavano nel lago. Ora lo vedo molto meglio. Io penso che stia migliorando molto. C'è bisogno ancora di fare tantissimo, però sta migliorando. Per le lavorazioni di maggiore impegno, quelle che richiedono il talento di un vero mastro artigiano, Roberto lascia la fiamma ossidrica per ricorrere al possente vigore della forgia e del maglio. Il maglio è una macchina che è tra l'antico e allo stesso tempo anche il moderno, però il maglio ti permette di non standardizzare le cose. Cioè tu puoi avere una fantasia di qualcosa e lo fai in modo diverso, che non troverai in commercio. Oggi in una ditta moderna non si tende più a questo, ormai si tende a controllare la macchina visivamente ma non a lavorarci. E il maglio invece dà una grande libertà, diciamo, di lavoro.
po' come lavorare a mano, è un aiuto, diciamo. Io lo chiamo sempre un grosso martello, ecco, il maglio. Posso lavorare ferri di spessori molto alti, cosa che invece con le macchine moderne, diciamo, sì, possono lavorarli con degli stampi, però è sempre quello, sempre quello. Invece se prendiamo, per dire, lance o qualcosa che faccia al maglio, una è diversa dall'altra, perché ovviamente la manualità è, e penso che sia un pregio, ecco. Non volevo andare nella solita fabbrica, o perché forse mi piaceva stare all'aria aperta, mi piaceva avere una varietà, diciamo, di lavoro e non essere sempre a fare la solita cosa. Si paga, perché l'artigiano la paga questa cosa, è una libertà che poi viene pagata. Però non mi sono pentita ancora, andiamo avanti. Le acque basse del lago sono da sempre un habitat ideale per le anguille. Venivano un tempo pescate utilizzando per lo più piccole nasse, realizzate con sottili strisce ritagliate dagli steli delle canne, ancora abbondantemente presenti lungo tutto il perimetro del bacino lacustre. Oggi questa forma tradizionale di pesca è vietata, ma c'è ancora chi, come Paolo, vuole conservarne una memoria che è folklore e cultura materiale. Tanti anni fa, i contadini, questi lavori qui li facevano la sera. Per poi ne serviva per magari pigliare due anguille e ci facevano la polenta, perché una volta era un'era come ora. E il motivo era quello. E loro se le facevano lì, piano piano, le serate d'inverno erano lunghe. E quindi si mettevano a prepararne una decina, 15, mi bastavano. Poi, perché dopo poi vanno innescate, ci vai i bachi dentro, non è che uno butta là e ci vanno le guille, mi asceme, ecco, voglio dire. La sera le mettevano e la mattina le andavano a riprendere. Se c'erano le anguille dentro, bene, se no, pace, ritentavano. Sono andato in un negozio e ho visto una nassa, ma ora per credi presunzione l'ho vista brutta, però ho detto guarda, lì è una nassa, le faceva anche il mio papà uguale. E allora mi sono messo lì, ho rifatto una decina e poi le ho regalate. Quando le nasse erano ancora in uso, milioni di rane popolavano il lago. Ma negli ultimi decenni sono quasi scomparse a causa dell'inquinamento. Paolo ritiene vi sia un ulteriore motivo. Le fosse, una volta, le fossettine tra un campo e l'altro, le pulivano con il badile, con la pala. Ora c'è una macchina, cioè un trattore, e dietro c'ha due ruote e poi un pezzo in fondo che fa la fossa tutta in una volta. Però che succede? Mentre che passa nei cigli, sia di qui che di là, se c'è rane e cose d'inverno, naturalmente andavano nei cigli a ripararsi. Secondo me è stato quell'affare lì che l'ha tritato. Perché le piglia, le butta per aria al fango, cosa è. Fa la fossa bella pulita, nuova, fanno presto. Però è a discapito, secondo me, degli anfibi. Dopo vengono a fare discorsi e menate, perché non è vero nulla. Non è il gambero chi li mangia, eh? Quelli è...
Secondo me è un po'. Basta togliere il tappo e le veniva giù. Poi qui ci andava dentro l'esca, praticamente i becchi di terra, no? Con un pezzo di filo di ferro che non doveva, addirittura una volta col giunco, perché il giunco non era filo di ferro, il filo di ferro c'era da comprarlo, e soldi ce n'era. Allora con un giunco ci mettevano quattro ombrichi, 4, 5, che lì ci stavano. Poi lo mettevano qui che arrivasse fino a questa altezza, più o meno. Poi dopo col tappo lo incastravano che non andasse avanti e indietro. L'anguilla di lì, e da buchetti ci vede dentro. Poi magari sente l'odore, no? E infilava dentro. Una volta che è infilata dentro, qualcuna forse ci riusciva anche, però le più ci rimanevano. E lo stesso discorso, se c'erano, e se no, pace e bene. Insieme alla sorella e con l'aiuto del padre, Nicola costruisce e restaura preziosi scafi in legno, imbarcazioni filanti che ben si adattano al mare nervoso di Viareggio e della Versilia. Ma il suo sogno è che possano tornare i tempi in cui si costruiva in gran numero quello che maggiormente rappresentava il lago di Massaciuccoli, il barchino, un piccolo e snello scafo dal fondo piatto che ogni abitante del luogo utilizzava per navigare e inoltrarsi sui bassi fondali tra i fitti canneti del lago. Oggi la richiesta di queste imbarcazioni caratteristiche è però molto bassa. Mio nonno è stato un grande costruttore di barchini che ha tramandato l'attività poi a mio padre e di conseguenza a me. Negli ultimi anni praticamente se ne fanno ben pochi perché il lago purtroppo è andato un pochino ad essere abbandonato per vari motivi, un po' per le attività tradizionali che sono state abbandonate negli ultimi anni, e chiaramente la richiesta è sempre minore di queste costruzioni. Bellissimi ricordi di mio nonno, di mio padre quando costruivano i barchini di legno. Io purtroppo ne ho costruite troppo poche e quindi la mia intenzione è anche quella di poter mettere mano a questa attività, sia dal punto di vista chiaramente anche economico, però anche riprendendo un po' le attività di famiglia, ecco. Ci permette di vivere, certamente c'è da lottare, perché noi appunto siamo legati prevalentemente nel settore del legno, per cui da una parte siamo tra virgolette fortunati perché ce ne sono pochi che lavorano in legno, però sono molto molto meno chi ha interesse al discorso del legno. La costruzione dei barchini non è stata l'unica attività della famiglia di Nicola. Un'altra attività di famiglia di mio nonno era quella della coltivazione del riso. Si iniziava a seminare da metà marzo e poi si raccoglieva di settembre, quindi era un'attività stagionale, ma comunque mi raccontava mio nonno che era un'attività abbastanza redditizia.
con la gazzina, come diceva lui, era praticamente un'idrovora con un motore a scoppio, veniva prosciugato tutta la risaia e veniva vangato tutto il terreno a mano, quindi era un'attività molto, molto faticosa. La qualità del riso mi hanno detto che era molto buona ed era legata, secondo tanti esperti diciamo, della zona, alla salinità di questo lago. Siccome c'era una buona percentuale di acqua salata, per cui questa salinità dava un sapore particolare al riso, e non solo al riso, anche al pesce. Per mantenere viva questa attività qui c'è da soffrire un pochino. La pesca ha costituito per secoli una risorsa fondamentale per le popolazioni rivierasche. Il pesce era abbondante e di pregio e veniva venduto con profitto non trascurabile per tante famiglie. I tempi sono mutati. Roberto Bianchi ha 80 anni ben portati e ne ha trascorsi più di 60 facendo il pescatore. Anche se ormai in pensione, ogni mattina, al primo chiarore, il suo pensiero è per il lago. Pure nelle giornate più fredde e grigie dell'inverno, non rinuncia a prendere il suo barchino per addentrarsi nel labirinto dei canneti. Ora, i tinchi non ci sono assolutamente più in tutto il padule di Massaciuccoli, in tutto il lago. Io degli anni non prendo una tinca. Ci sono luci, ci sono le carpe, no? I siluri, e quelli mangiano tutto, che poi dice vengono anche un quintale e mezzo, e pesci lì. Sono come i coccodrilli, mangiano tutto, mangiano. La prima tappa è alla bilancia, la tradizionale rete quadrata che viene calata in acqua con l'aiuto di un argano. Un tempo ogni calata catturava ottime prede. Oggi raramente è così. Un mese fa c'era muggini belli, sono andati via. Poi magari può darsi che tornino, però il pesce non è che sta lì fermo, capito? Io sono stato proprio il primo pescatore di professione del lago di Massaciuccoli, il padule, il primo. La mia vita è stata sempre per il padule. Poi facevo le reti da pesca come queste, prendevo la rete a una fabbrica a Brescia e facevo le bilance così. Allora la gente, c'era tanti retoni e via, ecco. E si lavorava notte e giorno a fare questi retoni, perché la gente aveva sempre fuori e via, insomma. Sicché è sempre stato il mio lavoro, ecco, insomma. La notte a pescare e il giorno a fare le reti. Poi andavo a vendere il pesce ambulante, anche quello ho venduto fino a 94. Andava con una barchetta, non c'erano motori, barchetta, andava nel lago d'estate, con quel caldo si moriva, no? Una braccata d'acqua me la bevevo, sono sempre vivo. Quante volte ho bevuto acqua del lago? Se si muore ora... Primosa qui c'è meno acqua, però c'è delle zone, c'è anche 5 metri d'acqua in questo canale lì, no? D'estate si passava, si vedeva il fondo laggiù, certe tinche, pesci, si vedeva laggiù ferme sul fondo, no? Ora non si vede più nulla. Poi il lago era pieno di erba, no? Limo, le alghe, non so come, le piante, c'è chi dice, quel limo famoso. D'estate era fiorito il lago, era verde l'acqua, perché c'era il limo lato e faceva i fioretti bianchi, capito? Poi vennero un anno
presero il lago in affitto. Prima fecero una prova, dopo chiusero tutti i canali con delle reti apposta grosse, bertebelli grossi, e poi ci buttarono qualcosa. I pesci qui lungo qui, le anguille così saltavano sul laggio e andavano là sul ciglio perché sennò morivano nell'acqua. No? In 2 o 3 anni sparì l'erba, da quell'anno lì ne è sempre nato poca è sparita tutto. Ora quest'anno un po' di erba c'era però, c'era tornata, almeno lungo la sponda ce n'era tanta. I bertibelli sono un altro strumento tradizionale di pesca. Al loro interno oggi non è difficile trovare un crostaceo che ha causato danni al delicato ecosistema del lago. Enormi danni. Qui li prese uno che veniva dalla Louisiana, mi pare. Gente di Viareggio che portava il pesce di mare in quelle nazioni lì, capito? E allora e prese 2 o 3 cassette di questi gamberi dalla Louisiana, io sono il mio dove, ma insomma, fece delle vaschette alla meglio lì, ce li mise dentro questi pesci. Poi o piovette troppo, gli traboccarono, oppure non sapeva quando furono nati e via, non sapeva che farci, e gli dette la via. Il giorno ci andavi, uscivi fuori questi gamberi, andavi a mangiare pomodori, l'insalata, i campi pieni c'erano, di questa roba. Attraversavi una strada, là c'era un mortorio nella strada, no? Perché li schiacciavi le macchine, capito? L'unica cosa non ce la feci a mangiarli, li grattoni appena appena, i cacchi. Sa che sono cacchi, ma quando sono acerbi verdi verdi, che sono già, li grattoni poi lo si vede, è talmente cattivi che non ce la feci a mangiarli. L'unico che mangiavi in tutto, se no. Uno andava lungo il canale, così anche con la barca, metteva in cima una corda, un pezzetto di carne, no? Lo metteva lì, anche 2 o 3 volte le chiappava, perché si aggrappava in subito, no? Ma c'era... Allora c'era del casino, si voleva impagare i pescatori per le valli, capito, la regione e via. In 5 pescatori eravamo, poi ce n'era 7-8 abusivi, in 5. E in 6 mesi si vendette circa 600 quintali di gamberi, se ne levò tanti, ecco insomma. I pescatori a volte esagerano circa le dimensioni delle loro prede. Ma la vanteria non appartiene a Roberto, che tuttavia ama ricordare una cattura davvero straordinaria, avvenuta molto tempo indietro, quando ancora era ragazzino. Era 12 kg, no? Lucio così enorme, ecco insomma. Sicché si urlò anche perché non c'era mai visto un pesce così. Tutte le barche dopo 5 minuti erano tutte lì da noi, no? Dicevo, guardi, siete piccini così, avete preso un grosso così. In bei tempi. C'era la salute, c'era... E c'era la fame, ecco. Quando avevo fame non c'avevo da mangiare. Il pane va bene, ma il resto è... Ecco. Ora che c'è troppa roba non si può le mangiare perché mi fa male. Vuoi dire, fa male alla mia età, che non ne indovino una. Ciusci, ti amo! Ma ce l'ho 78, ce l'ho un solo. Qua. Andiamo. Una piccola ma molto affezionata comunità felina è entrata da tempo a far parte della famiglia di Roberto, allargata anche a un bel gallo e al suo harem. Quando il cibo è nella ciotola, si accende la competizione. E mi scappa, andiamo in l'altro zoppo. Per molti decenni di un'epoca non lontana, il lago ha sofferto delle aggressioni, dell'incuria, del disprezzo che troppo spesso l'uomo riserva all'ambiente. Tuttavia, l'originario valore di questo territorio è oggi meglio preservato che nel recente passato. L'istituzione del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli è stato un primo passo per arrivare a una maggiore tutela.
Una piccola porzione del parco è stata affidata alle attente cure della Lipu, che ne ha fatto un'oasi tra le più importanti d'Italia. Andrea ne è il responsabile. Con 3 colleghi e diversi volontari ha curato il ripristino dei camminamenti. Conduce i visitatori lungo i percorsi guidati ed è attivo nell'indispensabile opera di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali. Sono arrivato qua nel 1994, allora facevo il servizio civile per la Lipu, ero ancora uno studente di scienze naturali, prossimo alla laurea, e la Lipu aveva questo presidio sul lago di Massaciuccoli, ormai abbandonato da un po' di anni. Coinvolsi un po' di volontari della delegazione Lipu di Pisa e cominciamo a venire qua a fine settimana a sistemare i camminamenti, agli occhi miei di giovane naturalista che si apprestava ad entrare anche nel mondo del lavoro, sognava un mondo diverso. Vedevo in questa cosa una possibilità di realizzare me stesso, i miei sogni, le mie aspettative e fare un lavoro utile per la collettività. Oggi è tempo di sfalcio del canneto, un'attività irrinunciabile anche se la giornata è ventosa e la temperatura rigida. Con l'aiuto di Secu e Marcello, che sta arrivando con la chiatta, deve preservare la sopravvivenza di un particolare tipo di vegetazione, che qui ha caratteristiche uniche. Questa è una zona particolare, è un'isola galleggiante dove sopravvive una delle ultime sfagnete che si trovano a livello del mare in tutto il bacino del Mediterraneo. Lo sfagno è un muschio che cresce in Italia sopra i 1000 metri di altezza, 1500. Il fatto che lo troviamo a livello del mare sul lago di Massaciuccoli è legato a un clima che risente della quantità d'acqua intorno, quindi è fresco soprattutto a livello del suolo in estate e non troppo freddo in inverno, e questo ha permesso il mantenimento di questo relitto che arriva a noi fin dalle glaciazioni. Le canne muoiono e nascono ogni anno, per cui ricoprirebbero completamente lo strato di muschio sottostante fino a farla scomparire e soffocare. Quindi noi facciamo questa azione di sfalcio ogni anno nel mese di febbraio, sfalciamo completamente questa zona, poi il materiale che tagliamo lo raccogliamo, ci facciamo la copertura dei tetti, dei capanni, eccetera. È un lavoro abbastanza impegnativo, diciamo, cerchiamo di fare quello che un tempo faceva la popolazione in questi ambienti, quando la popolazione viveva delle risorse della natura, dell'ambiente, gestivano l'ambiente affinché queste risorse si mantenessero nel tempo. Oggi non è più così, la gente vive di altro e quindi gli enti pubblici, gli enti parco, e in questo caso noi cerchiamo di supplire a questo vuoto che si è creato in un ambiente che è sempre vissuto, diciamo, insieme all'uomo, per cui vive di questa simbiosi di rapporto. La nostra è un'opera indiretta di salvaguardia, perché noi gestiamo 60 ettari su 2000, per cui l'effetto della nostra gestione diretta sull'ambiente è chiaramente limitata. È grande l'effetto sulla sensibilità delle persone, sulla comunicazione, perché riuscire a portare persone a vedere il lago, a apprezzarne la bellezza, la biodiversità, le cose, significa creare consenso rispetto a certe politiche. Da quando siamo arrivati qua ad oggi il numero di visitatori è aumentato tantissimo, siamo a 40.000 persone che vengono ogni anno a visitare la riserva, questo ha degli indubbi effetti sull'economia locale.
Oggi il parco viene visto in tutt'altro modo rispetto a quando io arrivai nel 94 e le attività economiche poche che ci sono nel paese di Massaciuccoli vivono e si avvantaggiano molto di questo. Chiaramente quello che può portare un'oasi naturalistica è un'economia di scala piccola. Se dovessimo portare qua 500.000 persone l'anno non sarebbe più un'oasi, sarebbe un'altra cosa. E quindi dobbiamo ragionare su un'economia di questo tipo, che è un'economia dolce, che fa star bene le persone che ci vivono e fa star bene gli animali che vivono nella riserva. A cavallo tra 8 e 900, folaghe, anatre e tante altre specie di uccelli erano così numerosi da riempire il cielo quando si levavano in volo. Il lago era a quel tempo proprietà privata e riserva di caccia di un grande ammiratore e amico di Giacomo Puccini, l'industriale della ceramica Carlo Ginori Lisci. Quella che era la sua dimora, una pregevole villa in stile neogotico toscano, è oggi proprietà delle sue eredi, le cugine Claudia e Donatella e Mariuccia, che di Claudia è la mamma. Molte persone non conoscono questo lago, tanto è vero che quando io dico abito sul lago di Massaciuccoli, loro dicono: qual è il lago di Massaciuccoli? Ah, la Torre del Lago, di Puccini. Si sente l'ispirazione di Puccini per quanto riguarda la musica, insomma, questi cannicci, questo lago, questo silenzio così. E Giacomo Puccini, che era diventato grande amico di Carlo, perché veniva a chiedere permesso per cacciare, perché il lago apparteneva completamente ai Ginori, tutto il lago. E piano piano si è creata questa amicizia molto importante. Tanto importante che la Bohème è stata dedicata a Carlo Ginori Lisci. Luogo di pace, di silenzio e meditazione, il lago è ancora oggi fonte di ispirazione artistica. Disegno, dipingo, poi ho avuto una scuola di incisione per diversi anni e comunque è molto sempre emozionante. Ci sono dei tramonti bellissimi e io sono una grande amante degli alberi, mi fanno gioia, mi danno forza e quindi niente, la vivo molto bene. Io poi sono un po' campagnola, sono emiliana. Il lago non è sempre così bello, a volte è anche un po' angosciante, diciamo, quando tempo è brutto, diventa nero, è brutto, ma insomma sempre il suo fascino. Eh sì, guarda, ci siamo, sono quasi mature per fare la marmellata, dobbiamo venirle a prendere. Sì. Principalmente credo che sia una questione proprio di sopravvivenza di questi luoghi qua, ma man mano che noi ragazzi, tra virgolette, cresciamo e che i genitori, i nonni vengono a mancare, questi ambienti si svuotano e perdono quella che è la loro anima, quindi va in una qualche maniera sostituita o riempita. E questa è la ragione per cui con Donatella abbiamo deciso una decina di anni fa ormai di aprire questo B&B, cercando il più possibile di non snaturalizzare il posto, che questo è un posto dove noi siamo nate e cresciute, abbiamo giocato in questo giardino combinandone di tutti i colori e abbiamo cercato di fare in modo che questo posto rimanesse comunque casa nostra. Nel 2005 i primi casi in Italia giù a Palermo, se non sbaglio, di questo punteruolo rosso, ma man mano poi è salito dalla penisola, ha cominciato ad avere i primi casi qua
qua vicino. Noi nel 2011 abbiamo avuto la prima palma colpita all'inizio della proprietà. Siamo andate nel panico totalmente, soprattutto perché è una cosa che tu devi continuare a fare negli anni, cioè da ora fino alla fine della tua vita devi continuare a curare le palme che rischiano di essere attaccate da questo parassita. L'unica cura che possono fare è una cura chimica. Siamo a ridosso del lago, una decina, 15 palme che avrebbero dovuto essere trattate ogni 20 giorni con questo chimico, li riversavano addosso un bel po' di roba e abbiamo scelto di preservare il lago e di perdere le palme. Questo è un lago vivo che ha dato da mangiare per anni a tutta la gente qua intorno, e come lavoro è proprio da un punto di vista di lago vivo, è pescoso. C'era un signore che veniva, quando eravamo bambini c'era un signore che veniva qua a pescare le anguille con l'ombrello rovesciato, si sedeva, aveva un ombrello dove, ed era una cosa impressionante che nel giro di mezz'ora lo riempiva, era una cosa incredibile. Ora ce n'è più neanche di quelle. Ci siamo divertite molto, sì, poi sì, anche perché qui c'è sempre qualcosa da scoprire, quindi non ti annoi, ma anche facendo cose sciocche, nel senso che comunque hai sempre modo di scoprire cose nuove e passare il tempo senza annoiarti mai, stando all'aria aperta. A volte ci perdavamo, siamo tornati a volte a buio, ci sono venuti a prendere perché partivamo tipo dopo pranzo e alle 6 d'inverno non eravamo ancora ritornate, insomma era abbastanza preoccupante per i nostri genitori, sicché ci hanno anche recuperato in mezzo al lago. Però insomma, quando il lago si arrabbia è brutto, fa paura, insomma, non è, nel senso che bisogna stare attenti, bisogna conoscerlo. Delle tante specie di pesci di cui il lago era ricco, una in particolare è da tempo scomparsa, la tinca. Nella cucina tradizionale era servita insieme al riso, la varietà coltivata localmente. A Massaciuccoli ogni anno si svolge la sagra del risotto con la tinca, una manifestazione che attrae un gran numero di buongustai. Donna di carattere nonché cuoca di sicuro talento, Iole è una delle custodi della ricetta che ancora oggi prepara per familiari e amici. Quando i commensali sono molti, accorre in suo aiuto l'amico Ivano. Fui messa come bidella e cuoca e c'era da fare un 75 pasti al giorno, mica... Mi hanno festeggiata quando lasciai quell'ambiente di lavoro per andare in pensione. Non ho avuto una gratifica, diciamo, in oro o in argento, però il premio eccellenza me lo sono preso. Mettiamo la cipolla, la base. E mettiamo un po' di peperoncino, che fa buono. Ecco.
Questo risotto ha sfamato anche molti operai che lavoravano allo scavo di materiale da costruzione. In passato, una delle principali attività economiche di Massaciuccoli. È sulla carta geografica il porticciolo di Massaciuccoli. Dalla parte di là dove ora la Lipo ci ha fatto una specie di aiola con la barchetta, eccetera, non c'era il piazzale. Lì ci veniva lo scarico della pietra di lassù dal monte, quella cava che ora è abbandonata, e ci avevano i barconi chiamati barchetto. Ce n'era 15 qui al porto. Caricavano questi blocchi e li portavano a Viareggio e ci hanno costruito il molo di Viareggio. E la cava facevano le mine per levare la pietra dal monte, però è arrivato un tempo che l'hanno dovuto smettere, perché quando facevano le mine, ma ne facevano tante, al paese si erano crepati tutti i tetti alle case. Ti dico, va bene. Va bene, buono. È salato? No, è buono. Piccante? Il saporitino va bene. No, non, dimmi se si fa. Va bene. No, perché c'è anche chi mangia più saporito o meno saporito. No, mi piace. Giunta alla perfetta cottura, la tinca va diviscata. Brucia sempre, no, sì, no, vero? No, ma si fa bene. Si oh, fa se bene. No si aspetta ancora un minutino. No, no, va bene. Lì la coda, c'ha quelle biforcute. Liberate dalle spine e dalla pelle, le carni morbide e gustose della tinca sono ora pronte per fornire degna guarnitura al riso. Ecco. Allora. Dopo aver sminuzzato con cura il pesce, Iole lo rimette nel suo intingolo. Altri pezzi qui da lavare, no? Non resta che aggiungere il riso e attendere la fine della cottura per gustarlo nel calore della famiglia. Che c'è su ciò? Complimenti alla cuocca, Complimenti. Grazie, meno male che mi chiedono, ma fatto gli auguri, ma fatto i complimenti. Ha portato il pesce anche però, eh. A chi? A Giovanni. A Giovanni. Buono, ti piace? Buono, buon appetito. Un tempo l'ambiente naturale era l'unica fonte di vita per gli esseri umani ed era per questo amato e rispettato. Nell'età industriale quella simbiosi si è rotta per divenire sfruttamento indiscriminato. Ma oggi una nuova sensibilità, un nuovo rispetto si stanno affermando. Si è capito di non poter vivere nella sola dimensione materiale. Si è capito che abbiamo bisogno di nutrire lo spirito con le emozioni che paesaggi come questi, belli da piangere, possono infondere. Pace e serenità. Le emozioni di cui questa gente di lago può nutrirsi ogni giorno.